Ciao a tutti e tutte, benvenuti a un nuovo appuntamento dell'altro sessuale. Dopo la pausa della settimana scorsa, sono tornata non più da sola, ma sono qua con Luca Pinelli, che ha partecipato anche Ciao. alla stagione 1 di Camerette, con cui abbiamo parlato di Virginia Woolf, del suo Orlando e di Oscar Wilde, e oggi invece ci trasferiamo oltre Manica a parlare di una scrittrice francese che tutti avrete già capito chi è dal titolo abbastanza esplicativo di questa rubrica di oggi, che è Simone de Beauvoir. Allora, perché ho chiamato Luca in quanto ospite d'onore di questa puntata è presto Perché è detto, una perché, fantastica maglietta. ecco, a parte la sua fantastica maglietta, esatto, bellissima, l'ho chiamato perché Luca è un dottorando all'Università di Bergamo. E Beauvoir è parte del suo progetto di dottorato. Se vuoi presentarti, Luca, alle nostre ospiti che non ti conoscono e dirci qualcosa in più sul tuo rapporto con Beauvoir, noi siamo tutti orecchi. Va bene, allora intanto ciao a tutte e tutti. Come ha detto Emi, sono dottorando al primissimo anno, quindi da poco, insomma, all'Università di Bergamo. E il mio progetto dottorale si occupa di indagare le intersezioni tra le due madri dei femminismi di seconda ondata, che sarebbero quindi Virginia Woolf e Simone de Beauvoir. In particolare, il mio progetto cerca di guardare a Beauvoir come a una filosofa a tutti gli effetti, per derivarne delle teorie per analizzare dei personaggi sostanzialmente della narrativa invece di Woolf. Il mio percorso con Beauvoir è iniziato in realtà neanche troppo tempo fa, cioè in magistrale, quando ho frequentato a Bologna un corso di storia delle donne in età contemporanea, e per questo corso, oltre alla, diciamo, storia delle donne, banalmente, ma in modo manualistico, ho portato all'esame proprio il secondo sesso di Beauvoir, accompagnato da una parte di Memorie di una ragazza per bene. Poi da lì, appunto, mi sono un po' preso bene con il secondo sesso e con Beauvoir, il suo stile, eccetera, e quindi ho deciso poi di scriverci la tesi appunto con questa correlazione con Virginia Woolf in particolare. E niente, adesso mi ritrovo qui a star rileggendo il secondo sesso, stavolta in francese, quindi sono oberato di libri di Beauvoir in francese, dato che ho deciso di rileggermi tutto in francese. Ma oggi appunto dovremmo parlare invece di Una donna spezzata. Quindi, Esatto. Emi, se vuoi dirci un attimo la sinossi del libro, Sì, per chi non la prima conoscesse. volevo parlare anche di come ho conosciuto Beauvoir, perché in realtà il mio percorso è stato molto simile al tuo, nel senso che io non ho letto Secondo Sesso, purtroppo, e infatti relego un po' la parte filosofica della rubrica di oggi a te, ma ho letto appunto Una donna spezzata, che è un po' il libro da cui partiremo oggi per parlare di questa scrittrice. E ho letto anch'io Memorie di una ragazza per bene. Io l'ho scoperta in l'estate tra la prima e la seconda superiore, Memorie di una ragazza per bene, che è il primo volume, se non sbaglio, delle Memorie di Beauvoir. Era nella lista di libri da scegliere che ci aveva fornito la nostra insegnante di italiano, storia e geografia. E niente, quindi ho deciso di leggerlo perché, non so, Beauvoir l'avevo già sentita così a orecchio. Non sapevo bene chi fosse, però mi attraeva abbastanza il titolo del libro. L'ho letto e mi era piaciuto anche abbastanza, se non che non conoscendo un cazzo della storia di Beauvoir, tipo, non so, mi ricordo che c'era questo incontro con Jean-Paul Sartre, che è stato poi il compagno di una vita e anche collega, insomma, di pensiero filosofico. Tipo, lei ovviamente narrava l'incontro super nel dettaglio. Non so, anche proprio descrivendo tutta l'atmosfera di quando si incontrarono giovanissimi, però io non avevo vissuto per niente questa emozione del loro incontro perché non sapevo chi fosse Sartre, cioè non sapevo letteralmente nulla. Quindi per me erano un po' come dei personaggi di un libro, no? Finché poi ho ripreso, mi è stato regalato da una mia amica, Una donna spezzata che ho qui, che è il nostro gemelli di libro, edito da Einaudi. E questo appunto è la copertina della collana E.T. Scrittori con questa bella foto in bianco e nero.
E praticamente appunto sono andata quindi a un secondo step di conoscenza dell'opera di Beauvoir. Siamo passati dall'autobiografia, in cui appunto avevo letto solo il primo volume, a una delle sue pochissime opere narrative, l'unica o una delle poche? Una delle poche, ma soprattutto l'ultima, perché l'ultima. Decide di smettere di scrivere narrativa proprio per la ricezione problematica dei racconti. Mm-mm. Esatto, quindi abbiamo appunto Una donna spezzata, è il titolo di questo, in realtà non è un romanzo, sono tre racconti, abbastanza lunghi, che usano tre forme diverse narrative. Faccio riferimento all'edizione italiana perché quella francese è leggermente diversa, poi Luca ci parlerà anche un po' della storia editoriale di Una donna spezzata, che in francese è, dillo tu, Une femme rompue. Ecco, grazie mille per avermi sponato dall'imbarazzo di doverlo dire io. E praticamente nell'edizione italiana il primo racconto è in forma diaristica, storia di questa donna, Monique, casalinga, che viene tradita dal marito e accetta in maniera passiva eppure allo stesso tempo combattuta questa relazione extraconiugale. E quindi lei racconta appunto tramite la forma del diario tutti i suoi pensieri, i suoi stati emotivi altalenanti. Abbiamo il secondo, L'età della discrezione, che è il racconto di questa donna, professoressa, anche lei in avanti con gli anni come Monique, è anche famosa scrittrice di sinistra, che ha cresciuto un figlio, secondo certi dettami morali, quindi abbiamo appunto tutti il credo della sinistra francese, con cui lei educa questo figlio unico, che ha assieme al marito, che se non sbaglio anche lui è un intellettuale, e il figlio la pensa totalmente diversa dai genitori e lei viene fortemente delusa da questo cambio di ideologia politica del figlio. E poi abbiamo l'ultimo, e questo è raccontato in maniera non diaristica, e poi abbiamo l'ultimo che è un vero e proprio monologo, quindi si intitola appunto Monologo, una sorta di stream of consciousness di questa donna Muriel, che nella notte di Capodanno si lascia andare allo sconforto più totale, infatti il figlio le è stato tolto dai servizi sociali, se non sbaglio, e la figlia si è suicidata, quindi è una donna che vive una condizione estremamente critica, estremamente combattuta, e tra l'altro è il mio racconto preferito dei tre, forse un po' per la forma delirante che vabbè, a me è congeniale, però insomma ecco, sono tre racconti molto, diciamo che non sono scorrevolissimi, almeno personalmente non è stata una lettura facile, però Beauvoir è proprio maestra nel creare le atmosfere di queste donne che hanno tutte e tre una certa età, quindi non sono personaggi giovani né particolarmente entusiasti della vita, positivi, propositivi, ma sono donne di una certa età e sono donne tutte e tre spezzate, ognuna da una tragedia che è grave a suo modo nel loro mondo. E devo dire che Beauvoir è una finissima analizzatrice dei sentimenti umani, non so se esista la parola analizzatrice, ma facciamo finta che esista, analista dei sentimenti umani, e quindi mi sono piaciuti, cioè è una lettura che a me personalmente ha colpito molto, però in francese non seguono questo ordine, giusto? Nell'edizione francese. Esatto, in francese il racconto, proprio Una donna spezzata, al posto di essere il primo, è l'ultimo, quindi ovviamente c'è anche un percorso diverso, cioè evidentemente Einaudi ha pensato che fosse più carino iniziare con una forma diaristica, poi andare in un racconto più anche standard, diciamo, il secondo racconto non ha grandi, diciamo, strumenti narrativi particolari, per poi arrivare al disagio totale dell'ultimo racconto, che è a metà tra monologo interiore e appunto flusso di coscienza, sostanzialmente. Mentre nell'edizione francese invece si va proprio dal racconto normale, per così dire, che sarebbe il secondo, al delirio del terzo, per poi tornare per noi a una forma invece diaristica, quindi una forma più facile da seguire, anche più ispirata appunto alla scrittura della vita, no? Cioè una persona che registra i suoi pensieri all'interno di un diario, scrivendo ogni volta delle date, quindi noi seguiamo anche la temporalità della storia, cosa che non possiamo fare nel caso degli altri due racconti.
A parte questa struttura leggermente diversa, che sinceramente non so a cosa sia dovuta, sarà una scelta appunto editoriale di Einaudi, come dicevamo prima, è stato l'ultimo tentativo di scrivere narrativa per Beauvoir, perché è rimasta molto delusa dalla ricezione di questi racconti, proprio perché lei li aveva scritti pensando di sollevare un certo tipo di critica sociale alle varie manifestazioni, diciamo, mi trema un po' la scrivania, alle varie manifestazioni di possibili donne della sua epoca, lei contemporanee, e appunto, come dicevi tu, il fattore dell'età è sicuramente molto importante, perché appunto Beauvoir poi arriverà anche a concettualizzare l'idea di terza età, e appunto a vedere appunto le donne, diciamo, attempate, per così dire, come un'ulteriore forma di marginalizzazione della donna. Non so se l'abbiamo detto, ma questo è del 67 comunque, quindi parliamo di pieni anni 60, ecco, un po' per inquadrare il periodo esattamente in cui si viveva. Inizialmente il racconto, specialmente il racconto della donna spezzata, quindi quello che apre la raccolta nell'edizione Einaudi, è stato serializzato in Elle, che è appunto una rivista femminile francese, e Beauvoir si aspettava un certo tipo di riscontro di critica, o comunque da lettrici comuni, che non fosse una pura identificazione con il personaggio, mentre in realtà quello che è successo è stato proprio questo, quindi lei ha ottenuto sostanzialmente il contrario, la reazione opposta rispetto a quella che si aspettava, perché sostanzialmente le storie, soprattutto anche una donna spezzata, secondo me, forse più di altre, cercano anche di portare attenzione a tutte le piccole menzogne che si raccontano i personaggi stessi, che non sono esattamente immediatamente visibili a una lettura magari anche un po' distratta, come può essere quella di una rivista, e di conseguenza nel momento in cui c'è stata questa grande identificazione con questi personaggi che lei in realtà intendeva criticare, sostanzialmente Beauvoir ha capito che quella non poteva essere la sua strada di scrittrice, che non voleva più scrivere appunto narrativa, quindi si è rifugiata, diciamo, nei suoi memoir, nelle sue memorie, e niente, così finisce insomma l'esperienza narrativa di Beauvoir con questa raccolta di racconti. Sì, diciamo che secondo me, tra l'altro, forse più che la capacità stessa di Beauvoir, che a mio parere è ineccepibile nell'esplorare le emozioni femminili, diciamo che forse magari è stata un po' sbagliata la scelta del mezzo, nel senso che probabilmente il pubblico a cui si riferiva Elle France, che comunque è un pubblico che è appassionato di moda, Elle è una rivista come Vogue, come Vanity Fair, insomma, un periodico estremamente popolare che si occupa principalmente di moda, forse non era esattamente il mezzo adatto per arrivare a un certo tipo di sentimento nel pubblico. Cioè, io mi aspetterei, almeno in linea massima, mi vengono in mente anche, non so, i vecchissimi installments sulle riviste inglesi. Comunque il giornale predilige un certo tipo di, magari, anche serialità, che inevitabilmente punta magari a far identificare il pubblico con i personaggi, quindi magari fare critica sociale attraverso un racconto pubblicato su un giornale, tra l'altro appunto come Elle, forse non è stata una scelta azzeccatissima da parte di Beauvoir. Però vabbè, ci ha provato. Tra l'altro, a questo proposito, nell'89 è stato realizzato uno sceneggiato Rai, tratto da questo primo racconto, da Una donna spezzata, che ha lo stesso titolo, omonimo. Lo trovate su Rai Play, diviso in due parti, ognuna da circa un'ora e venti. Purtroppo per me è stato abbastanza noioso. Cioè, lo dico mille volte meglio, molto più entertaining il racconto di Beauvoir, però è stato diretto da Marco Leto, con protagonista nel ruolo che nel libro di Monique, la donna che annota le sue memorie sul diario, è stato interpretato da Lea Massardi, un'attrice bravissima che io non conoscevo, e che fa un lavoro veramente molto importante su questo personaggio, però appunto per me non sono riuscita a identificarmi. Cioè, secondo me questo sceneggiato
riesce dove Beauvoir ha fallito, cioè nel senso, paradossalmente, cioè credo che questo sceneggiato, che tra l'altro ai tempi, ribadisco, è dell'89, quindi più di 20 anni dopo il racconto di Beauvoir, cioè mentre Beauvoir ha avuto appunto l'effetto di far identificare le donne con il personaggio centrale, di questa donna appunto spezzata, Leto rende questi personaggi, a mio parere, anche se la fiction ebbe tantissimo successo, insopportabili. Cioè io ho odiato il personaggio di questa donna tradita e ho odiato anche il marito, che il marito mi stava antipatico già nel racconto di Beauvoir. Qui proprio siamo arrivati a livelli altissimi. Ma io devo dire che in realtà nella lettura di questo primo racconto di Beauvoir, all'inizio c'era molta identificazione in lei e appunto in questo suo sempre rinviarsi, per così dire, al marito e anche cercare di derivare un certo tipo di significato da un'altra persona, dall'amore, dalla relazione monogama, eccetera. Ma più si va avanti, secondo me, più si deteriora un po' questa cosa, perché iniziano a emergere tutte le debolezze del concetto stesso anche di amore coniugale, del matrimonio, di un amore tradito. E quindi io sinceramente questa cosa l'ho percepita anche durante la lettura. Cioè all'inizio ero molto preso a livello di identificazione e più si andava verso la fine, più invece notavo tutte le inconsistenze, diciamo, di questa cosa, tutti i problemi che nascevano all'interno della relazione, all'interno del matrimonio anche, e appunto, come si sa, non era esattamente l'istituzione preferita di Beauvoir. e comunque devo dire che questa cosa in realtà l'ho percepita anche nella lettura, non all'inizio appunto, più verso la fine del racconto, tanto che a un certo punto non riuscivo più a... cioè dicevo, quando è che finisce sta storia? Cioè, perché sì, davvero esatto. Diventa quasi logorante come... Che tra l'altro è anche, adesso a questo punto, dato che hai fatto questo riferimento, cioè non so neanche se magari era quello che voleva anche il regista dello sceneggiato Rai, nel senso forse il fatto di che sia lungo al punto di essere irritante, forse proprio anche per riprendere lo spirito del racconto, nel senso c'è questo continuo ping pong tra marito e moglie, queste recriminazioni, queste disperazioni continue. Tra l'altro, secondo me, sì, insomma, non c'è letteralmente nessun personaggio che mi stesse simpatico in questo sceneggiato Rai, cioè, tipo anche tutte le donne, e qua secondo me si vede l'intento critico sociale di Beauvoir, che è stato preso appunto fonte per questa messa in scena, le amiche di questa donna, che non si chiama Monique come la protagonista del racconto, ma ha un altro nome italiano, tra l'altro ambientato a Torino il racconto, cioè lo sceneggiato è ambientato a Torino, che è proprio quella di essere tutte queste amiche borghesi di alta società, le dicono tutte la stessa cosa: ma sì, cosa vuoi che sia, tutte abbiamo queste scappatelle, tu devi essere sorridente, devi fare la brava moglie, devi sopportare, perché se tu lo costringerai a lasciare l'amante, arriverà un momento in cui lui abbellirà con la fantasia questa storia d'amore, fedifraga, idealizzandola, e non sarà più innamorato di te. E io stavo per chiudere il computer a queste frasi, cioè proprio addio. Si vede insomma che è un po' datato, però insomma credo renda abbastanza bene il ritmo generale del racconto, che appunto è molto molto intenso, molto combattuto, senza parlare poi degli altri due, quindi appunto con queste donne che si arrovellano da quella pazza delirante ubriaca a capodanno, che è quella dell'ultimo, fino alla professoressa radicale di sinistra che si chiede: ma dove ho sbagliato come madre, che sto figlio mio non è più di sinistra. Vuole lavorare in azienda. Esatto, vuole fare il borghese, ma che t'ho insegnato, ecco, queste cose. Tra l'altro vorrei anche spiegare un attimo il titolo di questa rubrica, perché Simona Pezzi non rimanda solamente a una donna spezzata, io mi prendo bene a fare questi giochi di parole, rimanda anche a un film che non c'entra assolutamente niente con la cosa di cui stiamo parlando, che è Harry a pezzi di Woody Allen, film del 97, quindi 30 anni giusti dopo Una donna spezzata, in cui c'è la figura di questo scrittore che
rivive nella sua testa tutte le storie che ha scritto, viene costantemente preso di mira da amici e parenti, perché utilizza il materiale preso da loro nei suoi libri, e quindi è un film molto particolare, che riflette molto, molto cervellotico come i film di Woody Allen, e non so, mi piaceva associare questa idea anche a Beauvoir, che ha avuto appunto una vita estremamente caotica, ma in chaotic good, cioè in senso buono, nel senso una vita molto contemporanea in realtà, che è stata per tanto tempo classificata, sai, compagna di filosofo tal dei tali, di Sartre appunto, che abbiamo nominato prima, femminista, militante in un certo modo, quando in realtà non era proprio così. Quindi se vuoi dirci qualcosa su questo, anche sulla relazione che la legava a Sartre, noi ti ascoltiamo. Sì, allora, diciamo che Sartre e la sua relazione con Sartre è il grande precedente che ha sostanzialmente messo in ombra Beauvoir a livello di ricezione, chiaramente. Quindi, in particolare, devo dire come filosofa, perché poi come romanziera, come scrittrice di memorie, è sempre stata abbastanza osannata. Come filosofa invece ci sono stati molti problemi, sia perché a livello metodologico lei per prima utilizzava dei sistemi, un modo di argomentare, un modo di pensare ai problemi che andava contro la metodologia dell'epoca, e in parte devo dire che non è cambiato granché dall'epoca. Cioè la metodologia filosofica è quella dei grandi sistemi, grandi uomini, no? Grandi idee. E lei invece cercava proprio di lavorare al di fuori di questo grande sistema per andare a vedere appunto svariate intersezioni in realtà, tra in particolare il genere, che è la cosa per cui viene ricordata di più, appunto secondo sesso, e quindi insomma proprio per via di questo rapporto con Sartre si è sempre pensato che la sua filosofia fosse in qualche modo derivante da quella di Sartre, che fosse una semplice divulgatrice rispetto a Sartre, che invece era il grande filosofo serio della sua epoca. In realtà poi, dopo la morte di Beauvoir nell'86, sono emerse sempre più materiali, sia a livello di lettere, sia a livello di diari, che hanno proprio messo, diciamo, quasi in secondo piano Sartre, nel senso che hanno un po' ridimensionato Sartre. Per esempio sappiamo che La nausea, che è il suo primo grande romanzo con cui sfondò incredibilmente nel mercato letterario francese, in realtà non è, a parte che all'inizio non è stato approvato da diverse case editrici, ma soprattutto è arrivato alla sua forma finale proprio attraverso una grande attività di riscrittura, correzione e suggerimento proprio da parte di Beauvoir, che ci ha dedicato dei mesi. E lì, da lì abbiamo la versione che conosciamo ora della nausea, per esempio. Sappiamo poi da alcuni diari che sono stati scoperti, diari di lei studentessa, quindi prima che conoscesse Sartre, sappiamo dei suoi interessi appunto per concetti filosofici che vengono sostanzialmente imputati, per così dire, a Sartre, quindi tutta l'idea di in sé per sé, un concetto molto famoso della filosofia sartriana, in realtà deriva in parte da Beauvoir, proprio perché loro erano sostanzialmente una coppia aperta, abbastanza inseparabile, e ovviamente erano anche forse prima di tutto colleghi, quindi nel senso si ritrovavano a discutere costantemente, dibattere costantemente di filosofia, di attualità, eccetera, e in questo dialogo ovviamente si formava una filosofia che per certi versi era molto simile, tant'è che appunto si vengono ritenuti gli esistenzialisti, loro due sostanzialmente, con anche Camus attaccato così di seguito, però ovviamente c'erano delle differenze fondamentali nel pensiero che non sono emerse finché non sono emersi pian piano da partire dagli anni 90 fino ad oggi, perché appunto è emerso anche un nuovo materiale anche solo 2 anni fa, nel 2018. Quindi mi ricorda tantissimo questa cosa, è proprio la vita, la storia d'amore tra Frida e Calo e Diego Rivera. Quindi è molto, molto simile da questo punto di vista, al fatto che comunque loro, prima che amanti, fossero stati colleghi, con lui, che è sempre visto come grande maestro, insomma, sia anticapitalista di sinistra, ma anche appunto grande maestro pittorico del Messico,
e lei un po' enfant prodigio, un po' figura mistica, e è molto simile in realtà al fatto che comunque le loro vite vengono sempre ridotte all'essere l'uno il compagno dell'altra, però la parte maschile è sempre un po' un gradino sopra. Esatto, anche perché comunque in questo caso di Sartre, per dire, Sartre ha sfondato subito, cioè con la nausea lui ha sfondato, l'essere nulla ha sfondato. Da Vivi, esatto, cioè che adesso, vabbè, esatto, con la riscoperta che c'è stata anche di Frida Kahlo, ma come anche di Beauvoir, appunto, il secondo sesso, dico, in vita erano più le compagne di che effettivamente nome e cognome loro. Quindi sì, me la ricorda tantissimo questa, cioè queste due copie secondo me sono molto simili su molti punti, alcuni dei quali hai citato anche tu adesso. E man mano con i materiali recuperati stanno uscendo scambi epistolari, diari, che ci dimostrano che tante cose non sono come si pensa. E appunto, mi stavamo parlando l'altro giorno, mi hai detto che da tanti scambi epistolari è emerso anche appunto questo poliamore di Beauvoir, che non era ovviamente chiamato così, però ha caratteristiche analoghe, come anche la sua bisessualità, che tante volte è taciuta, perché appunto si ricorda come compagna di Sartre e punto a capo. Esatto, e in merito a ciò volevo giusto richiamare un dettaglio biografico, cioè che questa storia del poliamore secondo me è molto interessante, appunto perché precede proprio il termine che è stato inventato poi. Però sostanzialmente nell'ottobre del 1929, dopo che Sartre e Beauvoir hanno passato questo esame che si chiama aggregation in francese, è sostanzialmente l'abilitazione nazionale per diventare insegnanti, e dopo che hanno andato questo esame si trovavano fuori dal Louvre, svariate conversazioni, eccetera, a un certo punto fanno questo patto, viene definito ancora patto, perché sostanzialmente si mettono d'accordo che per i due anni successivi si sarebbero frequentati in maniera non esclusiva, e in particolare utilizzavano ovviamente del lessico filosofico, essendo entrambi filosofi, filosofe, e quindi sostanzialmente parlano del loro rapporto come un rapporto essenziale, mentre invece sono anche ovviamente autorizzati, e autorizzata, ad avere amori che loro chiamano contingenti, quindi amori che vanno e vengono, amori possibili piuttosto che essenziali. E oltretutto c'è anche un'altra espressione che secondo me è molto carina dai diari di Beauvoir, che definisce questo patto come un matrimonio morganatico, cioè un matrimonio tra una persona che dovrebbe essere di classe sociale superiore e invece una persona qualsiasi. Non è chiaro esattamente chi sia chi, okay, però l'espressione è stata utilizzata effettivamente da Beauvoir per chiamare loro. Quindi da lì sono partite una serie di relazioni che ovviamente vengono, cioè ovviamente, non così ovviamente, vengono taciute da Beauvoir nelle sue memorie, e sappiamo appunto dopo la sua morte si scopre che in realtà già nei primi 10 anni di relazione con Sartre, perché poi ovviamente il patto è stato rinnovato per altri anni fino alla fine della loro vita, sostanzialmente una polizza per la vita, un'assicurazione. Sì, esatto, un leasing tipo. Esatto. E praticamente è emerso che aveva appunto almeno 2 amori contingenti all'epoca, uno era un altro sempre della scuola normale di Parigi, che era già sposato, fra l'altro, quindi era un rapporto anche extraconiugale, e un altro invece era questo Jacques, che lei vedeva come l'uomo perfetto da sposare, fantastico e così. E oltretutto Beauvoir non vede mai in Sartre una sorta di marito, una sorta di uomo da sposare, quello che ci vede è, lei lo chiama l'amico incomparabile del mio pensiero, quindi lo ricollega molto a una dimensione filosofica, a una dimensione di confronto continuo, ma non riesce... Tra l'altro, mi avevi detto, anche dal punto di vista sessuale, non è che sia il suo preferito, ecco. Esatto, non amava particolarmente andare a letto con Sartre da questo punto di vista, e invece aveva forti pulsioni sessuali per tanti altri uomini all'interno della sua vita, tant'è che ci sono queste lettere super passionali e piene di tenerezza che lei appunto rivolgeva
ad altri scrittori tendenzialmente o giornalisti che frequentava, mentre invece nelle lettere a Sartre non c'è mai questa idea, anche nelle loro conversazioni, eccetera, non c'è questa tenerezza, questa passionalità. E ovviamente tutti questi materiali sono usciti dopo la morte, anche decenni dopo la morte, il che ovviamente ha portato il pubblico a vedere Beauvoir come una donna quasi automutilata, no? Che si priva della sua sessualità perché pensa che il corpo sia una cosa disgustosa, complice oltretutto una pessima lettura del secondo sesso in questo frangente, secondo me, e quindi appunto si tendeva molto a proiettare quelli che venivano visti come limiti della sua produzione filosofica e femminista sul personaggio che doveva essere per, diciamo, il pubblico. E pian piano si è andato decostruendo questa visione di Beauvoir, per fortuna. Oggi appunto tendenzialmente questa idea è superata, almeno a livello di critica accademica, poi nel lettore o nella lettrice comune quello è un altro paio di maniche, vabbè, certo. Si sa. Mm-hmm. Però comunque è molto interessante questa cosa, di questa proiezione, cioè sia il fatto che la sua ricezione sia problematica dal punto di vista di Sartre, che appunto come se, certo, lei vivesse nell'ombra di Sartre, mm-hmm, sia per il fatto appunto che si tendeva a proiettare determinate teorie che alcune femministe hanno percepito come sessiste, di fatto orientate più verso l'elogio del maschile rispetto all'elogio del femminile, su di lei e sulla persona che era, quando in realtà semplicemente lei nelle sue memorie non racconta tutto di sé, non racconta tutti i suoi amori contingenti, certo, non si sa esattamente perché, nel senso che poi ci sono congetture al riguardo, però ecco, mm-hmm, tant'è che, cioè, questo sappiamo oggi. Magari anche una forma di protezione, privacy, cioè preservazione di questo rapporto che magari non voleva mettere, questi rapporti al plurale, che magari non voleva mettere per carta semplicemente, mentre magari quello di Sartre si prestava anche più, essendo un rapporto platonico, anche molto intellettuale, essere incasellato nella forma scritta. Non lo so, appunto, io non ho letto molto di suo, ho letto solo appunto l'autobiografia è una donna spezzata, quindi, però sicuramente è una scrittrice che merita approfondimenti. E siamo già oltre la mezz'ora, però in realtà io ti chiederei se vuoi di raccontarci qualcosa anche del secondo sesso. L'abbiamo nominato tanto in questi passati 30 minuti. Tiro fuori un po' di libri. So che tu hai più di un'edizione, anche più di una lingua. Ecco, quello questa è la versione francese, che è sempre stata in due volumi, mentre invece l'edizione italiana del Saggiatore è sempre stata in un solo volume. E quindi già questo, insomma, è abbastanza significativo, esatto, per qualche motivo. Il secondo sesso, appunto, nell'edizione originale del 40, chiaramente questa non è l'edizione del 49, come si può dedurre anche solo dall'illustrazione, però è diviso in due volumi perché la prima parte cerca di affrontare i fatti e i miti su che cosa sia la donna oggi o che cosa sia sempre stata la donna nella storia, e cerca di decostruire questi miti. Tendenzialmente i miti che cerca di decostruire sono quelli che derivano dalla biologia, quindi cerca di svincolare, per così dire, l'idea di donna dai dati della biologia, fra l'altro disponibili all'epoca. Ovviamente riletto oggi il capitolo sulla biologia è abbastanza riduttivo, perché chiaramente poi la scienza, certo, ne ha fatti di progressi. Quindi abbiamo detto biologia, psicanalisi, in particolare la psicanalisi freudiana, che era molto incentrata sul maschile e vedeva, certo, il femminile semplicemente come un maschile castrato, quindi cerca di decostruire questa immagine, e poi il materialismo storico, quindi in particolare lei si rifà a Engels forse più che a Marx, e cerca anche lì di costruire l'idea che la sottomissione della donna all'interno dell'ideologia patriarcale, delle società patriarcali, cerca di dimostrare che in realtà questa visione della donna non deriva necessariamente come diretta conseguenza dalle condizioni e dalla struttura economica del capitalismo, come voleva Engels. Il secondo tomo invece si occupa di quella che lei chiama l'esperienza vissuta, e quindi il suo pensiero sostanzialmente è dire: vediamo che cosa esiste già sulla donna, dato che la domanda fondamentale del secondo sesso è che cos'è la donna oggi e perché è il secondo sesso. Una quindi, domanda facilissima qui rispondere. Facilissima, sì. Giusto quelle 800 pagine di roba, esatto, da leggere. No, adesso mi piace che abbia usato sesso, perché adesso sarebbe accusata di essere
cioè da una parte anche giustamente un essenzialista biologica, quindi sarebbe secondo genere adesso. Sì. quindi nel secondo volume parla invece dell'esperienza vissuta. Dopo aver passato in rassegna i fatti e i miti già esistenti, cerca di andare a vedere quelle manifestazioni, diciamo, sociali della donna all'interno della società lei contemporanea, in particolare in Francia, qualcosa anche degli Stati Uniti, perché Secondo Sesso viene scritto dopo il suo viaggio negli Stati Uniti, però che principalmente sì, in Francia. Quando viene scritto Secondo Sesso? Viene pubblicato nel 49, viene scritto negli anni precedenti, era molto prolifica, molto produttiva, non so come facesse a scrivere così tanto davvero, cioè, e poi appunto si dedicava, si dava molto anche alla vita, cioè nel senso si andava a bere, andava a litigare con le persone nei bar, queste cose qua. Iconica. Quindi è davvero iconica, cioè davvero. E quindi questo secondo volume invece cerca di guardare quella che lei chiama l'esperienza vissuta, che è diventato poi un termine molto importante per i femminismi di seconda ondata o i femminismi successivi in generale, appunto il cercare di andare a vedere come viene vissuta la situazione particolare e ambigua della donna all'interno della società patriarcale. E basta, tant'è, questo è quello, insomma, come è strutturato Secondo Sesso. Poi appunto, se qualcuno non avesse ancora avuto modo di leggerlo, segnaliamo nuovamente un gruppo di lettura che è nato da Instagram, sostanzialmente dal profilo di Federico, Microcosmo di Parole si chiama su Instagram, esatto. E sostanzialmente è un gruppo di lettura organizzato su Telegram che cerca di leggere Secondo Sesso pian piano ogni settimana, da inizio mese, in realtà è già iniziato 20 giorni fa, fino a maggio, nel frattempo discutendo a ogni lettura di circa 30 pagine a settimana dei concetti chiave, eccetera, facendo poi, almeno l'intenzione è quella, delle dirette su Instagram per poi parlarne insieme alla fine di ogni mese. Quindi anche questa è un'iniziativa sicuramente molto, molto carina da segnalare, sì, parlando di Beauvoir. Forse anche una dimensione congeniale al libro, comunque il fatto che venga ripreso, se ne parli, ci sia questa dimensione dialettica, dialogica, perché sicuramente i concetti sono densi, cioè se sono 800 pagine, immagino che la carne al fuoco sia veramente, veramente tanta. Sì, e poi è estremamente interdisciplinare, quindi cioè, va dalla biologia, letteralmente la biologia, sembra di leggere un'enciclopedia in quella sezione sulla biologia, fino a antropologia, storia antica, storia moderna, quindi insomma filosofia banalmente, certo. Prendo in considerazione davvero tante discipline, quindi ti senti davvero un po' stupido, stupida, un po', un po'. Beh, ci sta incuriosi. Davanti ai volumi, che sono volumi con la V maiuscola, è sempre normale sentirsi spaesati. Esatto. Spaesate. E vabbè, quindi direi che possiamo concludere qua. Sì. Se non c'è più niente da aggiungere, cioè ci sarebbero tantissime cose da aggiungere, certo. Luca ha letto tanto di Beauvoir, però ecco, diciamo che mi fermerei qui per oggi, abbiamo un po' passato una mezz'ora, però ne valeva la pena. E niente, allora appunto vi invitiamo a seguire anche questo gruppo di lettura se siete interessati a Beauvoir e a seguire anche le nostre pagine Facebook e Instagram per altri, esatto, post. Parliamo di tante cose con l'altro sessuale, di cui anche Luca è un membro, quindi è nel team. E niente, quindi grazie per essere stato mio ospite. E grazie a te, Amy. Grazie a tutti e tutte quelli che ci stanno seguendo. Ciao, grazie a tutti e tutte.